Took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. When I finally got sober, about 10 years older, but hey, it was something. I'm living out in LA. Piccolo aperitivo, succo di arancia. Buongiorno ragazzi, siamo in crociera. Buonasera ragazzi, praticamente come avete visto anche prima, io e il Patatone per questa settimana facciamo un piccolo giro, anzi un bel giro per il Mediterraneo con la crociera MSC. Ci siamo imbarcati a Civitavecchia, abbiamo sistemato comunque la cabina, le valigie e tutto, e adesso, visto che mangiamo per le 10.30, stiamo prendendo qualcosa come aperitivo. Patatone ha preso i fagiolini con la parmigiana di melanzane, che sarà? E invece per me un bel tè caldo, perché ragazze, guardate, è bruttissimo tempo, fa freddo, è detenato alla pesca e me lo sono messo in questa bellissima tazza di MSC. Buongiorno La Spezia, siamo appena arrivati e stiamo praticamente andando a vedere un pochettino la città. Siamo praticamente in questa piazza qui che si chiama Piazza Europa e vorremmo andare a visitare anche il Castello San Giorgio. Comunque è bellissimo, oggi per fortuna è una giornata fantastica e non vedo l'ora di camminare tantissimo e vedere tanti posti nuovi. Bellissime anche queste fontane. Bellissima questa struttura che c'è praticamente in mezzo a una strada, sembra quasi tipo è un'isola, anzi pedonale, tutto qui, e ci sono queste cose verdi, arancioni, molto bello e molto curato. Che vista spettacolare, eh sì, guarda là, praticamente si vede tutto il golfo qui e il mare, stupendo. E qui praticamente siamo all'ingresso del Castello San Giorgio. Wow, bellissimo. Qui le montagne e lì giù il mare. E questo è il Castello San Giorgio. Qui siamo nei bellissimi giardini che praticamente si affacciano sul lungomare. Cioè, guardate, sono curati molto bene. Allora, questo praticamente è il molo e il ponte Town de Revel, centro della passeggiata Morin. Ci si imbatte in questo ponte mobile, attraversarlo vi farà raggiungere Porto Mirabello, porticciolo turistico che ospita yacht, i nostri locali, ristoranti e negozi. Wow! Il luogo della movida speziana.
Buongiorno Genova, siamo appena scesi e adesso praticamente stiamo andando in giro per la città a vedere un po' tutti i vicoletti eccetera. Naturalmente anche oggi vi porto con me. Buongiorno Francia e buongiorno Cannes. Oggi appunto tappa sulla Costa Azzurra. Guardate che spettacolo. Siamo appena scesi dal battello perché la nave non è riuscita ad entrare, cioè non può entrare direttamente al porto. Ma spero sentiate qualcosa perché oggi è una bruttissima giornata. Guardate che nuvoloni. E fa freddissimo. Freddo, 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 c'è un vento incredibile. Però Cannes, a prima impressione, sembra davvero molto bella. Qui praticamente siamo al castello. Ho visitato questa chiesa qui e qui c'è questa passeggiata praticamente di fronte alla chiesa e c'è una vista fantastica sia sulle montagne che naturalmente sul mare. Per fortuna è uscito anche il sole, infatti come vedete ho anche tolto il giubbotto. Tappa dalla Durée, abbiamo preso 4 macaron, ragazzi c'è un vento incredibile e già li abbiamo finiti, erano buonissimi. E qui praticamente siamo sul lungomare e ci sono degli alberghi fantastici. Cartier, Valentino. E anche se oggi essendo 1° maggio, come in Italia la festa dei lavoratori, è veramente tutto chiuso. C'era anche Sephora, volevo andare a fare un giro ma niente proprio. Ragazzi, oggi è martedì 2 e praticamente siamo appena arrivati a Palma de Mallorca. Come vedete sono sola perché il patatone da ieri non si sente tanto bene, infatti ha avuto un po' di raffreddore, mal di gola e quindi ha preferito appunto non scendere oggi e quindi vado io tranquillamente. E lui è rimasto un po' in cabina, un po' insomma in giro per la nave, che praticamente è qui, appunto perché domani siamo a Barcellona e preferiva magari evitarsi di stare oggi in giro a Palma, in modo che si riprende un po' e domani può scendere tranquillamente. Sad song.
cattedrale di Palma di Mallorca. È enorme, cioè è bellissima. Zara, bellissimo, e CEA, che mi è piaciuto tantissimo. Gran partito di football Madrid-Barcellona, come tipo sarà tipo Roma-Lazio, no, sarà tipo Juve-Milan. Io per davanti ero tutto in lavorazione, ci stavo un cartello enorme. Ah, beh certo. Infatti c'ho le fotografie. Ragazzi, oggi direttamente da Barcellona, la Sagrada Famiglia. L'ultima sera. Buongiorno ragazzi, anche questa avventura purtroppo è finita. Infatti siamo praticamente qui, stiamo aspettando di sbarcare. Siamo arrivati a Civitavecchia questa mattina, quindi si torna a casa. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!